Che rapporto avete con i luoghi di culto antichi e o con i luoghi naturali? I nostri riti si svolgono sempre in pubblico, presso i luoghi in cui sorge o sorgeva in passato un tempio o un'area sacra boschiva o fluviale dedicati alla divinità che di volta in volta si celebra. La ragione di questa scelta sta nel fatto che in quel luogo vive ancora il numen della divinità a livello sottile. Non dimentichiamoci che quei luoghi specifici sono stati scelti non a caso, ma da una precisa ritualistica dei nostri padri, che prevedeva la trazione degli auspici e l'interpretazione dei signa, insomma, manifestazioni della divinità stessa. I luoghi naturali di per sé, lontani dalla distrazione di una società eccessivamente secolarizzata, inquinata, cancerogeno, radioattiva, rumorosa, sono da noi ricercati e difesi per il loro stesso valore. A maggior ragione ricerchiamo luoghi sacri dove gli antenati hanno rilevato la presenza di un lume o dove esso è percepibile senza ombra di dubbio. I luoghi di culto antico, dove spesso vi sono ancora rovine di antichi luoghi di culto eretti dai nostri antenati, ci sono cari per questo motivo, oltre che per un fattore indubbio di legame storico e identitario. Circa i luoghi naturali, ogni spazio può essere un santuario, uno hieron, vuoi per la particolare bellezza o luminosità del paesaggio, vuoi per la presenza di qualche segno che manifesta il divino, alberi, rocce, sorgenti, vuoi per la sua particolare forza sottile. Diciamo che noi all'interno del luogo naturale riconosciamo il genius, la presenza del genius del luogo, che grande importanza aveva a Roma, come riconosciamo la caratterizzazione del luogo di culto, che ha ovviamente una sua struttura, architettonica e di importanza del legame con il divino. Essendo un templum, un luogo creato a seguito di un atto augurale, esso rimane sacro alla divinità a tempo indefinito e nonostante le profanazioni. Per questo motivo i templi antichi li consideriamo ancora luoghi di culto validi per la pratica religiosa e quando possibile li utilizziamo come luogo di pratica, cioè per fare i riti. I templi sono luoghi sacri a determinate divinità. Ciò non fa di quel luogo l'unica sede del divino. Infatti, essendo gli dèi immanenti alla materia, essi si trovano ovunque. In questo senso, i luoghi naturali, non antropizzati, sono particolarmente ricchi ed intensi di potere divino, in particolare di quelle divinità selvagge ed agresti che nell'immaginario collettivo vengono raramente messe in connessione con Roma. Siamo particolarmente devoti alle cime delle montagne, luoghi in cui ci rechiamo particolarmente spesso, anche separatamente.